Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del CI Marchetti S79 Spardiero, il gobbo maledetto. Allora, in questo video tutorial andremo a fare l'unboxing del fascicolo numero 76, veramente importante ragazzi. Guardate qui cosa abbiamo ricevuto, i primi componenti della cabina di pilotaggio. E vai, iniziamo questa nuova avventura. Eccolo qui il pavimento, il supporto delle ali e poi all'interno ci sono dei piccoli dettagli che sono la manetta centrale, quella di destra, quella di sinistra, i pedali e poi abbiamo ricevuto anche gli adesivi, le decalcomanie per le ali. Ok, siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora iniziamo, vai, Spardiero! E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino dello Spardiero al nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutte le prossime fasi di assemblaggio dello Spardiero che saranno veramente interessanti. E poi, se vi siete persi i tutorial precedenti, andate a rivedere, qui in alto a destra trovate il link alla playlist dello Spardiero. Allora, ultimamente abbiamo pubblicato l'ultimo tutorial del modellino del Ferrari Transporter, che come sapete stiamo veramente avanti con le fasi di assemblaggio e abbiamo montato anche il vano a soffitto destro sulla pennellatura di destra, quindi ci manca veramente poco per finire tutta questa serie di assemblaggio dei vani e poi anche sul Ferrari Transporter ci dedicheremo ad altri argomenti, quindi sarà molto interessante, quindi andatelo a vedere. Detto questo, iniziamo con il nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Procediamo! Facciamo quindi una panoramica del modellino dello Spardiero. Eccolo qui, tutta la sua apertura alare di 88 centimetri. Allora, nell'ultimo tutorial, come ben sapete, abbiamo assemblato il rivestimento superiore dell'ala destra, infatti l'abbiamo completata. Eccola qui ragazzi, guardate che spettacolo questo modellino e finalmente ci dedicheremo da questo tutorial in poi all'assemblaggio della fusoliera, quindi ci avviamo ragazzi verso la fine dell'assemblaggio di questo modellino. È stata una bella avventura fino ad ora, il modellino sta dando i suoi frutti, è veramente bello ragazzi, grande, la sua presenza si vede, cioè modellino gigantesco, veramente un pezzo da collezione, un pezzo da esporre, guardate che bello. Ok ragazzi, iniziamo con un unboxing, vai. Andiamo ora a vedere il fascicolo numero 76 dello Spardiero, opera distribuita in edicola dalla Hachette per collezionisti e per modellisti. Molto interessante anche l'articolo all'interno del fascicolo, puntate, mirate, fuoco, praticamente un articolo dedicato esclusivamente alle tecniche e sistemi di puntamento, guardate che spettacolo. Una formazione di S79 dell'aviazione legionaria arriva sull'obiettivo. La fase di puntamento era cruciale per decidere il successo e il fallimento delle missioni. Veramente interessante. Qui possiamo vedere la strumentazione italiana e ancora guardate qui il sistema di puntamento all'interno dello Spardiero, spettacolare. Allora, si continua poi con il Caproni CA164 ed eccoci arrivati alle fasi di assemblaggio di questo fascicolo, i primi componenti della cabina di pilotaggio che adesso andremo ad analizzare uno ad uno, quindi proseguiremo con l'assemblaggio delle manette, la centrale, la destra e la sinistra e poi l'andremo a fissare sulla pannellatura e dopodiché procederemo a montare i pedali. Ecco qui il risultato a termine di questa fase di assemblaggio, non vedo l'ora di costruirlo. E poi nella prossima uscita, come potete vedere, altri nuovi componenti, i sedili dei piloti ed altri dettagli della cabina di pilotaggio, spettacolare. Diamo quindi un'occhiata alla fustella che abbiamo ricevuto, eccola qui, anche questa bella sostanziosa, e procediamo con l'assemblaggio.
Iniziamo le fasi di assemblaggio dalla manetta. Allora, in particolare questa è la manetta centrale, quindi andiamo a vedere come è stata realizzata. Devo dirvi che è un particolare abbastanza piccolo. Allora, gli unici dettagli, diciamo che le aste della manetta, che sono state colorate di argento, giusto per dare quel senso di realismo a questo oggetto. Diciamo ci sono anche altri dettagli, mi sembra ben fatto. Ok, adesso qui sui due lati andremo ad assemblare la manetta di destra e la manetta di sinistra. Allora andiamo subito con la manetta di destra, eccola qui, quindi diciamo molto semplice, molto simile. Abbiamo le tre leve che vengono spinte verso il basso e qui, come possiamo vedere, c'è un foro sfaccettato che diciamo combacia con questo perno sfaccettato, quindi non faremo altro che andarli a diciamo a fissare in questo modo. Se necessario andiamo a utilizzare anche la colla ciano acrilica, credo che in questo caso non serva, ragazzi, perché nel mio caso diciamo l'assemblaggio è stato veramente duro, quindi ben fatto. Ok, adesso andiamo ad eseguire la stessa fase di assemblaggio con la manetta di sinistra. Recuperiamo quindi la manetta di sinistra, eccola qui, la riconosciamo perché ha anche questa parte argentata qui sul lato a destra, e lo andiamo a montare diciamo allo stesso modo su quest'altro lato. Ed ecco fatto, ragazzi. Allora, eccola qui la manetta completa del nostro sparviero, quindi la manetta centrale, la manetta di destra e la manetta di sinistra. Wow, veramente un bel pezzo che adesso andiamo a fissare sulla pavimentazione della cabina. Andiamo quindi ad analizzare la pavimentazione della cabina di pilotaggio. Ecco qui, veramente un bel pezzo realizzato in plastica. Allora, qui possiamo vedere tutte le predisposizioni per poter fissare poi la pavimentazione alla struttura del nostro modellino. Infatti dopo non vedo l'ora di andarla a provare per vedere come si posiziona. Allora, nella parte superiore possiamo identificare questa zona colorata marrone. Poi ci sono altri dettagli qui davanti, ossia tutta questa zona della cabina colorata in silver metallizzato, ragazzi, fatto veramente bene, quindi diciamo abbastanza realistica, un bel pezzo, mi piace tanto. Allora, quello che facciamo adesso è di andare a montare il sistema, il gruppo delle manette che abbiamo assemblato, e mediante questo perno rettangolare che vediamo qui in basso lo andiamo a montare a pressione in corrispondenza di questo foro, quindi lo andiamo a centrare in questo modo e facciamo attenzione nel premerla all'interno onde evitare di rompere le manette, quindi andiamo a fissare. Ecco fatto, adesso facciamo uno zoom e vediamo come si presenta da vicino. Ed ecco come si presenta il sistema delle manette assemblate sulla pavimentazione della cabina di pilotaggio. Ecco qui, ragazzi, i primi dettagli assemblati. Ok, adesso procediamo a fissare i pedali. Procediamo ora con l'assemblaggio dei pedali. Allora, abbiamo ricevuto 4 pedali di questa tipologia. Come potete vedere ha un perno sfaccettato qui in basso che andiamo a fissare in corrispondenza di questi 4 fori. Quindi il primo lo andremo a fissare qui. Mi raccomando, ragazzi, utilizzate la colla ciano acrilica se necessario. Poi il secondo lo andiamo a posizionare qui. Poi procediamo con il terzo, che andrà ovviamente qui. E per finire andiamo a montare l'ultimo pedale qui in fondo. Bene, amici, ed ecco come si presenta la pavimentazione della cabina di pilotaggio a termine di questa fase di assemblaggio, in cui abbiamo assemblato già i primi dettagli. Ecco qui il sistema delle manette centrale, destra e sinistra, e poi adesso abbiamo già fissato
i quattro pedali di comando. Eccolo qui, ragazzi, veramente un bel particolare. Ok, adesso andiamo a fare una panoramica del modellino con questa pavimentazione. Procediamo. Allora amici, recuperiamo subito il nostro modellino. Allora, un altro pezzo che avevamo ricevuto è questo qua, il supporto dell'ala. Come potete vedere ha una forma praticamente simmetrica. Questo servirà per fissare tutta la cabina alla struttura dell'aereo. Infatti, come potete vedere qui c'è questa scanalatura che non è altro che lo scarico per il passaggio del longherone centrale. Infatti questo pezzo andrà posizionato qui sotto, eccolo qui, esattamente in questo modo, e vedete quei quattro fori saranno i fori con la quale andremo a fissare poi la cabina su questi quattro perni. Infatti la cabina andrà esattamente posizionata qui, eccolo qui ragazzi. Quindi facciamo questo diciamo fissaggio provvisorio, giusto per farci un'idea di come è posizionata la cabina. Eccola qui, adesso ci facciamo una panoramica. Ed ecco come si presenta il modellino dello Sparviero con la pavimentazione della cabina di pilotaggio, ovviamente parzialmente assemblata. Questa è soltanto una panoramica per vedere come si presenta. Molto probabilmente nei prossimi video l'andremo a fissare dopo che avremo diciamo inserito tutti gli altri dettagli sulla pavimentazione. Ragazzi, guardate che bello, non vedo l'ora di andare avanti, perché cioè guardate cosa sta diventando questo modellino, veramente spettacolare. Ok amici, io direi che siamo arrivati al termine di questo video tutorial. Mi raccomando, lasciate un super like al modellino dello Sparviero, al nostro video, e soprattutto cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire tutte le fasi finali di assemblaggio di questo modellino, che adesso ci divertiamo. Ok, vi lascio con questa panoramica e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!